Siamo al Cue Bar a Torrione per la 22esima puntata della pagella di Fiore Cipolletta. Oggi parleremo di la partita tra Aversa Normanna e Salernitana, vinta con un gol di Khalil, un risultato di misura, una Serie B più sicura? No, aspetta, stamattina un caffè proprio. Che è successo, Cipolletta? Mamma mia, come dicevo Totò, che stenaccio fega. Ma chi l'ha fatto questo caffè? Chi l'ha fatto? Voglio bene, Fabrizio, caccialo fuori, Fabrizio, per piacere. Iniziamo quindi questa puntata con il voto al caffè. Com'è questo caffè? No, 2 e mezzo. Due e mezzo, dietro, quindi. Vai. Quindi la prima cucchiarella è stata già segnata. La prima cucchiarella. Va bene, andiamo avanti. Allora, Fiore, questa partita vinta 1-0, gol di Khalil, allora, è un risultato come? Senti, io non parlo mai, ma devo fare una considerazione. Porto un po' rispetto per le patate. La mia non vuole essere una giustificazione alla sera, ma credo che su quel campo che abbiamo giocato ieri mi sia consentito. A massimo si può giocare seconda e terza categoria. Allora, non è un campo di patate, quello era un campo delle talpe. Durante il preriscaldamento io vedevo i calciatori, in genere quando si gioca, se fa un riscaldamento, si passa la palla. Molti calciatori, mentre davano la palla saltava su. Non vuole essere una giustificazione. Poi, non a caso, durante la partita ho visto che i giocatori dell'Aversa Normanna tiravano la palla avanti, a viva il parroco, e mi ricordavo quando ero ragazzo, avevo 18-19 anni, e giocavo con la squadra a Torrione. Mi diceva all'allenatore: Fiore, palla andando e pedalare. Questa non vuole essere una giustificazione, però dobbiamo essere obiettivi, perché qualcuno in città, la squadra, noi abbiamo una squadra tecnicamente che ama giocare a calcio. E allora mi ponevo una domanda: quando è venuto l'Aversa Normanna a Salerno e ha fatto vedere un gran bel gioco, mi sono posto una domanda: ma questi dove si allenavano? Qualche amico mi faceva considerare poco fa: Fiore, ma quelli venivano dal ritiro, quindi hanno giocato sicuramente in un prato perfetto e probabilmente giocavano dove noi abbiamo parcheggiato al mercato, sul cemento. Quindi devo fare i meriti al vecchio allenatore, come si chiamava? Vecchio allenatore Novelli, mister Novelli Salernità. Quindi voglio dire questa cosa e poi andiamo avanti e passiamo alla pagina. Il vice allenatore invece si chiamava? Russo. Ma perché mi fai queste domande? Io andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Passiamo quindi subito, dopo l'analisi tecnica, alla pagella di Fiore Cipolletta. Però prima di dare di commentare quindi la pagella di Fiore Cipolletta, diamo lettura dopo 21 giornate della classifica generale, che vede Gori primo classificato con 134 punti, Khalil con 125 punti secondo classificato e Pestrin 115 punti. Passiamo invece subito alla pagella. Gori. Allora, Gori, per quello che ha fatto un buon intervento, è uscito due volte, gli do più della sufficienza, 6 più. Lanzaro mi è piaciuto tantissimo, 6 più. Trevisan. Ma io non capisco una cosa, uno che rientra dopo un bel periodo di tempo, ha preso tantissime palle di testa, gli do la sufficienza, invece più di qualcuno si è lamentato. No, poi la verità, non ho capito la sostituzione, se è stata per una scelta tecnica o per deficienza. Comunque gli do 6. Bocchetti. Allora, Bocchetti voglio dire una cosa, perché lo sanno tutti che Bocchetti gioca col piede sinistro, quindi abbiamo giocato con 3, però lui ha giocato sulla fascia forse un po' meno, poi nel centro dell'area di rigore mi è piaciuto tantissimo e gli do 6, proprio per quel discorso che ho fatto, che era difficile giocare palla avanti e pedalare. Colombo. 6. Moro. 6. Favasuli. No, Bovo. Bovo. No. Su Bovo salti sempre. Sì, perché io ho la scaletta. Su Bovo voglio fare la considerazione. Allora, Bovo prende una gomitata che l'ha vista tutta l'Italia. Solo l'arbitro faceva con le mani il gesto di andare avanti. Poi il difensore che ha fatto il fallo, che cosa fa? Richiama l'arbitro. L'arbitro corre sul difensore della Serie A, sul centrocampista, e lo trova tutto insanguinato. Dopodiché chiama subito la barella, perché si è reso conto che l'incidente era più grave. Allora, su questa battuta vorrei capire, l'arbitro, dopo 2 minuti che va su Bo e lo vede a terra insanguinato, e chiama, non chiama il fallo, anzi addirittura ce lo chiama contro. Allora vorrei capire una cosa, ho ragione io quando dico che gli arbitri italiani
noi tra 4-5 anni avremo una generazione di arbitri scarsi. Che cosa gli girava quando ha visto il giocatore a terra? Dice, allora il fallo l'ha subito, andiamo avanti. 6 a Bovo, Favasù 6, Franco 6, Khalil. Allora a Khalil gli devo dare qualche cosa in più, perché comunque andare sul calcio di rigore e metterla dentro non è facile. 6,5. Mendicino 6 più. Mendicino 6, perché sta sulla strada, che sta ritornando alla forma. Ok, invece lei, parliamo adesso delle sostituzioni. Negro, allora qui do la sufficienza a tutte e due, però al mio amico, che dopo tu mi farai la domanda, mi dici, ma è stato anche richiamato dal direttore sportivo, vorrei capire. Quindi a Negro che voto diamo? Ma io prima del voto devo dare una spiegazione. Sì. Questi due sono gli unici due che, quando sono entrati sulle fasce, hanno fatto quello che loro sanno fare molto bene, pure in un campo non di patate, ma su un campo per l'animale che ho chiamato, hanno messo palle a terra e hanno messo due o tre palle, uno più bello dell'altro. Gli do 6. 6 per far capire al signore che dopo daremo il voto, perché non l'ha inserito prima, vorrei capire. Ok, invece quindi do 6 e 6. Per Rulli? E do 6. E Pestrin? A Pestrin purtroppo devo dare senza voto, perché non è giusto dare un voto a Pestrin per i pochi minuti che ha fatto. E qui vorrei aggiungere una cosa. Allora, il nostro presidente, che va fuori casa, probabilmente sarà stato invitato ad andare in tribuna. Cosa è successo? Ma viene contestato, potevo dire sempre all'aria napoletana, l'hanno minacciato, non è bello. Se la società l'ha invitato ad andare in tribuna e poi quelli si lamentano. Allora vorrei dire al presidente, lo so che non, questa mia considerazione non gliela farà ricordare, ma non capisco, invece di andare a destra, perché non è venuto a sinistra e si viene a sedere vicino a noi e si vede la partita con i tifosi ASEAN? Caro presidente, vieni in curva, non dico in curva, perché lei era distinta, venivi in distinta e stavi con noi e ti vedevo la partita in una situazione. E quindi l'appello di Fiore Cipolletta. Ecco, tantissimi tifosi al QE Bar Torrione. L'appello di Fiore Cipolletta è proprio questo, di al presidente Lotito la prossima trasferta di vederla con i tifosi. Eh sì, anche perché andremo in quello là di in terra lucana, una bella terra, su un campo dove c'è anche una certa amicizia con i lucani, e quindi venga a vedere una volta la partita con noi, così si renderà conto anche chi sono i tifosi della sera. Ok, però aspetta, abbiamo visto che Fiore Cipolletta ha impugnato la cucchiarella. Prima della cucchiarella dobbiamo dire che al Cue Bar è pieno di tifosi e quando sono entrato hanno detto Fiore ha vinto. Cosa è successo, Fiore? Ah, vuoi sapere che? Allora questa qua la facciamo vedere al mago, che il mago del calcio, diciamo che Lilli Caffè. Mago del calcio è il cavaliere Don Antonio Guarini. Vabbè. Gianna Bassano 2, Ascoli 1, Benevento 1, Juve Stabia 1, Cosenza Balletti X2, Aversa Romana Salernitana 0-1 per 300. Cavalieri, questa è la verità, vedi? Guardala bene. Altro che quello che dici tu, è chiaro, cavaliere, il mago è il Cipolletta della Serie C. Poi vedremo la reazione del cavaliere. Medichino, ti sei dimenticato? No, non mi sono dimenticato. Allora, prima di chiudere la trasmissione, dobbiamo dare come consuetudine il voto all'allenatore Menichino. Senti, io a Menichino lo voglio bene, perché è un buon padre di famiglia, come dice l'amico mio. Quando devo dare? Ma lo voglio trattare bene, anche perché io non faccio commenti, però a buon intenditore poche parole. Menichini, ti voglio bene. 5. 5 a Menichini. E quindi questo non merita. Quindi la cucchiarella oggi a chi è stata assegnata, però? Allora, la cucchiarella a Runga, a quei tifosi che hanno la tessera dei tifosi, che uno sta pure qua, è un socio del club mio. Se fanno la tessera, quindi parlo di 1200 tifosi ASEAN, 1200 tessere e poi 300 persone vengono allo stadio ad Aversa. Allora la domanda sorge spontanea, ma siete tifosi a pane e poverone, dica a te che stai dall'altra parte della casa. Fiore vaga a fuo biglietto, ma se non tieni i soldi, vieni al tuo presidente, ti fuo biglietto. Ai 1200 tifosi ASEAN
che hanno la tessera o tifoso, vorrei capire, ma sta tessera che vada fatta a fa? Punto. Ok, termina quindi dal Cue Bar a Torlone la 22esima puntata della pagella di Fiore e Cipolletta.